saluto da Ludovico Gippetto a tutti gli amici collegati sul canale YouTube della Clips e nelle pagine Facebook di Extroarte, Fondazione Wanted Palermo e Sicilia Arte Moderna e Contemporanea. In questa pausa obbligata dal Covid-19, paradossalmente ci stiamo rendendo conto di quanto siamo legati alla cultura e al mondo dell'arte. Ci ritroviamo ad ascoltare più musica, a leggere più libri, a guardare più film in tv. Se da una parte il web spopola con confronti in dirette, poesie, piccoli concerti al balcone, dall'altra purtroppo c'è uno sviluppo del settore culturale. Eh, un dato oh, importante è anche questa uh, diffusione del web eh, con la realtà virtuale. Eh, alcuni esempi, ad esempio, la di, Pinacoteca di Brera è, è tra quelli che sono stati uh, i primi a diffondere. La sua collezione tramite ovviamente il web, ad oggi vista da un milione di spettatori. Eh, certamente non torneremo più indietro, le nostre esperienze saranno comunque modificate anche nel futuro. Per un approfondimento, ci siamo collegati in videoconferenza con il presidente della Fondazione Maxi di Roma, Giovanna Melandri. Parleremo di conservazione e protezione del patrimonio culturale tra antico e contemporaneo, ricordando anche la grande figura del generale dei carabinieri Roberto Conforti. Benvenuta, presidente. Grazie, buongiorno a tutti voi. Bene, entriamo subito in argomento. Qual è il ruolo di un patrimonio storico-artistico nei processi di costruzione di un'identità culturale di un popolo? Beh, enorme, decisivo, centrale. Intanto ricordiamo la nostra bellissima Costituzione che lo eh, scolpisce nella pietra all'articolo 9 in cui che recita appunto la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Molto interessante, da subito questo collegamento tra cultura e ricerca, tra cultura e ricerca scientifica e tecnica, cioè la cultura, il patrimonio, la produzione culturale contemporanea, ma anche la ricerca sul, eh, sulla cultura, diciamo, ereditata dal passato, è un grande spazio, è un grande contenitore di ricerca, di ricerca scientifica, di approfondimento. E ancora la nostra Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione insieme. Cioè l'Italia è quella trama indissolubile tra patrimonio culturale, patrimonio storico-artistico e patrimonio paesaggistico che eh, i nostri padri costituenti seppero eh, immediatamente identificare come uno dei nostri tratti eh, proprio eh, identitari. Quindi. Quindi la risposta è enorme, cioè l'investimento in, in cultura e in ricerca sul, eh, sul patrimonio, ma fatemi dire anche mh, sulla eh, creatività contemporanea, è un investimento centrale per il futuro di questo Paese. E oggi abbiamo tutti subito un danno enorme da questo, uh, da questo Covid, da questa crisi, eh, abbiamo e abbiamo anche, come dicevi, in insomma, introducendo questa conversazione, abbiamo anche tutti attraversato questa fase di apprendistato nell'uso di eh, tecnologie digitali. Eh, piccolo, piccolo esempio che porto dal Maxi. Noi abbiamo, ci siamo veramente trasformati in pochi giorni in un broadcaster di eh, contenuti e eh, di prodotti del mondo dell'arte contemporanea. Eh, pensati per questo periodo di lockdown. Quindi non, non so anche, ma non solo recuperando eh, diciamo produzioni audiovisive che già esistevano, ma abbiamo cominciato a produrre oltre 150 pillole che abbiamo messo su tutti i nostri social e è incredibile il risultato che abbiamo avuto, ma non lo dico per la Lo dico per dire che noi da questo non dobbiamo più tornare indietro, cioè mentre abbiamo eh, prima del lockdown il, diciamo, registrato una grande crescita, ma insomma, visitatori che arrivavano 400-450 mila l'anno. Noi abbiamo avuto in tre mesi quasi 14 milioni di contatti sulle nostre produzioni. Quindi, eh, quindi eh, adesso che dobbiamo ripartire con dei danni enormi, perché i danni sono stati e non, poss non possiamo nemmeno come dire, sminuire il danno di, economico di, insomma, di presenze. Tenete conto che, per esempio, il Maxi, ma questo vale per. Io parlo del Maxi perché sono i numeri che conosco, ma so di dire cose che valgono per tutti. Eh, metà del nostro pubblico erano comitive europee, americane, giapponesi, cinesi. Eh, eh, noi adesso dobbiamo, dobbiamo proprio reinventarci. È anche una bella occasione, è anche una grande opportunità per pensare come eh, arrivare e ritornare a essere centrale per la vita, l'identità e l'esperienza dei concittadini italiani. Che possano forse riavvicinarsi un po' di più a questa dimensione della loro identità. Senti, mi viene subito in mente una domanda. Non parlando necessariamente di un aumento o di una diminuzione della frizione culturale o nella partecipazione, però la domanda culturale subirà una ridistribuzione? Eh... Beh, la domanda eh, sicuramente cioè, sicuramente ci sarà una pressione, cioè, eh, prima di vedere, eh, mh, prima di vedere quella, quella dimensione di turismo internazionale nelle nostre città storiche, nelle nostre città d'arte, nei nostri monumenti, nei nostri musei, credo che ci vorrà un bel po'. Ecco, se posso usare anche questa occasione, lo sto dicendo ovunque, per lanciare un segnale al governo, alle forze politiche, tutte, maggioranza, opposizione, cioè bisogna costruire uno strumento di eh, una leva per il sostegno alla domanda di cultura. Eh, so che ci sono fondi interessanti, importanti per il sostegno della cultura delle istituzioni, ma non ho ancora visto un progetto un po' sistematico, non il bonus una tantum, cioè, diciamo così, diciamo così. Allora, giustamente il welfare sociale sostiene una parte della spesa sanitaria degli italiani, ok? E così andiamo in farmacia e possiamo comprare un fa i farmaci essenziali, sono farmaci in parte ehm, come dire, gratuiti. Ora, in parte gratuiti, io penso che dobbiamo pensare che men sana incorpore sano, cioè l'accesso la alla cultura, il lavoro di mh, come dire, costruzione di una coscienza critica, di un pensiero libero, nel nostro paese faccia parte del nostro perimetro di welfare. È un pezzo del nostro welfare culturale. Allora, non dico tutto, ma una quota delle risorse spese per fare questo, io credo che debba essere riconosciuto come detraibile dal, eh, dall'imponibile. Eh, ecco, poi bisogna fare delle distinzioni, perché una cosa è varcare la soglia di un museo, varcare la soglia, soglia di un'area archeologica, varcare la soglia... Un eh, museo antico, contemporaneo, altra co o, o, o acquistare un libro. Altra cosa è eh, abbonarsi a Netflix. Ecco, lo dico in maniera esplicita: no? cioè, dobbiamo capire che noi abbiamo bisogno di riconoscere come il servizio, sanitario nazionale, cioè il servizio sanitario nazionale: se io compro la vitamina C non me la eh, riconosce per eh, la, de la detrazione, se compro l'antibiotico me la riconosce. La stessa cosa bisogna fare per la cultura, bisogna capire che, che gli italiani debbono conoscere la loro storia perché da lì ripartiremo. Ripartiremo nell'era digitale, ripartiremo nell'era della scienza, ripartiremo nell'era dell'intelligenza artificiale, ma la nostra radice è quella. Certo. E ritornando al discorso che poc'anzi dicevi sul... Eh, sull'informazione che state facendo. E a questo punto, eh, per eh, quanto riguarda il nostro patrimonio culturale, quanto è importante informare e mostrare al pubblico la conoscenza dei beni culturali per un'adeguata tutela? È fondamentale, se non li conosciamo ce li possono sfilare. Eh, adesso, ora ovviamente stiamo entrando, mh, non parlo più con, come presidente del Maxi, parlo diciamo così come eh, persona che da tanti anni si occupa di politica culturale. Okay, okay. Avuto l'onore di eh, eh, insomma presiederne la politica per quasi quattro anni. Mm, è, è certo che è fondamentale, è come, è come è, se non conosciamo e se non amiamo le cose che abbiamo attorno a noi, eh, è anche facile, diciamo così, che eh, progetti criminali, così cominciamo a parlare del grandissimo generale Conforti, eh, possano appropriarsi e e sottrarci un pezzo del nostro patrimonio. e eh, Quindi, allora, eh, quali sono gli effetti appunto di un furto? Per entrare proprio nel vivo dell'argomento, ricordando proprio il genere Conforti, e, il furto di un'opera d'arte, questo senso di appartenenza che viene comunque violato, eh, come la società ovviamente può eh, gestire questa, questo vuoto e cercare di colmarlo? Magari eh, con una sensibilità diversa, cosa ne pensi? Beh, penso che. Tutto quello che stiamo dicendo, cioè conoscerlo, amarlo e sentirlo proprio, è il primo modo per proteggere eh, il nostro patrimonio dalle eh, scorribande della criminalità organizzata o da singoli ladri o falsari. Eh, poi naturalmente ci sono le grandi operazioni di recupero. Io voglio dire una cosa perché eh, mi fa proprio piacere ricordare la figura veramente incredibile, storica di... Eh, del generale Conforti io mi ricordo questo io mi ricordo che nei corridoi del collegio romano quindi nei corridoi del ministero dei beni culturali eh, che è mh, una sede vicinissima alla sede di piazza Sant'Ignazio dove sono diciamo eh, alloggiati e dove è alloggiato il nucleo dei carabinieri tutela patrimonio culturali allora intanto il generale si faceva annunciare sempre da una fragorosa risata eh, poi eh, si, eh, si mh, parlava a lungo molto seriamente e chissà perché adesso io non credo di, di sbagliare questo ricordo, però il nostro incontro finiva anche sempre con un baciamano perché il generale Conforti era un, un, un grande gentiluomo. Eh, allora, eh, è, stato lui, è stato lui, è stata sua l'idea all'epoca, quindi sto parlando di quasi vent'anni fa. Di moltiplicare, mi sembra di ricordare utilizzando a questo scopo anche parte dei proventi che attivammo sui fondi dell'otto. Non vorrei sbagliare, ma mi pare proprio di sì. Comunque, fu sua l'idea di attivare il numero di sedi sparse su tutto il territorio del nucleo, tutela patrimonio eh, culturale, eh, così che il, nu il numero eh, dei carabinieri dedicati. A questo tipo di attività fondamentale per il nostro paese, i nostri Monuments Men, perché loro sono veramente i nostri monuments men eh, passarono anche lì. Consentitemi un errore di memoria, ma insomma, era uno e passarono a 12 o 13 in pochissimi anni, Torino, Caserta, eccetera. E, e, e soprattutto con lui, con il generale conforti eh, si sono formati decine di ufficiali e sottufficiali dei carabinieri capaci di unire alle capacità investigative molto molto importanti una solidissima preparazione artistica, una profondissima conoscenza del patrimonio e anche dei meccanismi mh, economici finanziari distorsivi del mercato dell'arte. Perché così come Follow the Money eh, era il motto no, per la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, eh, vorrei dire Follow the Paintings è diventato a un certo punto una, un, um, un, come dire, un motto altrettanto importante. Perché eh, insomma, dietro la ricettazione di beni storici artistici, eh, dietro... Eh, processi appunto distor finanziari distorsivi del mercato dell'arte sono eh, parte costituente diciamo, delle, della criminalità organizzata. Quindi queste grandi operazioni di recupero messe a segno non solo, non solo contro singoli ladri, singoli falsari, che ovviamente ci sono anche loro, ma contro un sistema criminale organizzato. E, e la grande capacità che Conforti ebbe, sviluppò e, 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 a, e a cui ha formato tutti i, tuoi, tutti i suoi, eh, diciamo, i carabinieri che lavoravano con lui e se posso dire anche molti dei suoi successori, cioè, il, i suoi successori. cioè operazioni che avevano anche delle complesse eh, caratteristiche diplomatiche, di, di diplomazia internazionale, insomma, che, eh, che hanno consentito il rientro di beni dall'estero. Penso alla de capitolina penso all'artemide marciante penso eh, beh, fino, a, fino a van gogh no? fino al giardiniere al giardiniere e l'arlesiana di van gogh cioè ecco eh, grandissime grandissime operazioni di un uomo la dea di morgantina la, dea di morgantina, di accenti, eh, la sicilia no, del noto la lista, anzi, dai, dai, ti prego, integrala tu questa lista. Perché io ovviamente ho, ho come dire, cioè sì, no, ho, no. ho un libro che tengo, che tengo eh, preziosamente eh, a casa. Il eh, eh, libro ti volevo proprio stuzzicare, Che è museo ritrovato, che sì, tu eh sì. presenziasti con prefazione di. Parlami tu, perché so che ci sei molto no, legato. No, no, no. Eh, no, so appunto che tu hai eh, presenziato a questo libro con particolare emozione: che era appunto il Museo ritrovato, uno dei tre volumi, credo, che siano stati fatti dal TPC al tempo sì. del Corti, che in quella presentazione eh, ricordo che il, il generale era particolarmente smagliante e, e, e felice perché ovviamente raccoglieva eh, moltissimo sì, di quello che hai detto di quello che appena detto. Ed eri tu, ministro, quindi diciamo. Sì. È, una cosa che tu hai seguito in particolar modo. Ma guarda, adesso non voglio, come dire, scivolare nel, nel sentimentale, però non ho fatica a dire che la collaborazione istituzionale con il generale Conforti è stata forse una, non, non l'unica, ovviamente, perché nel, nel, nel perimetro del Ministero del, eh, dei Beni Culturali ci sono eh, figure straordinarie, competenze meravigliose e anche... Diciamo, però ecco, io sono proprio grata a, al generale per, eh, intanto perché insieme abbiamo costruito in quegli anni eh, l'idea di uno sviluppo dei nostri Monuments Man. No? Cioè, eh, cioè è proprio nata in quegli anni lì, cioè in quegli anni lì, eh, uh -huh. da, eh, e quindi insomma, abbiamo fatto un po' questa cosa insieme, quindi, insieme ci siamo tanto aiutati. Lui mi ha aiutato tanto, mi ha anche molto supportato in alcune scelte strategiche che all'epoca bisognava uh, fare. E eh sì, eh, il museo ritrovato era la ecco lì. vedere qualcosa. Non ti, avevo risposto. non ti aveva avvisato, non ti aveva avvisato. Questo è un colpo bassissimo. infatti. Questo. È... questo è un colpo bassissimo, però allora se fate colpo è colpo meraviglioso, basso. guarda. Eh, sì, questo è un colpo molto basso e eh quando però... tu la a pezza Sant'Ignazio è così così però allora, allora queste foto adesso me le mandate perché non è che me le fate solo vedere eh, eh, eh guarda guarda che bella questa eh, beh insomma va bene proprio un colpo basso, colpo basso che arriva, arriva alla pancia comunque eh. il museo che ho ritrovato era e poi ripeto dentro c'era un'idea c'era un'idea della legalità c'era un'idea della, della lotta alla criminalità c'era un'idea di follow the money follow the paintings c'era un'idea di Investimento strategico sul nostro patrimonio, è grande poi... condizione permettimi se, se aggiungo, e <ride> di grande condivisione perché okay. il generale Conforti, io l'ho detto in altri appuntamenti, era un uomo che non faceva distinzione di gerarchia militare, quindi trattava allo stesso modo sia il maresciallo che il, il grande, l'alto ufficiale, ma anche gente, e io lo posso dire perché ne sono una testimonianza vivente, di cui non faccio parte dell'arma, ma la grande passione per la cultura, per il nostro patrimonio culturale, mi ha dato la grande fortuna di poter, come dire, respirarlo, avere degli insegnamenti e quindi è normale sentirti e vederti eh, mm. così eh, carica di emozione parlando di un uomo che... Per noi è stato veramente importante, importante per la nostra tutela, vero? Assolutamente. Eh, insomma, è stata una fortuna trovarlo, una fortuna lavorare e sviluppare con lui il progetto. Eh, una persona, anche questo, diciamolo perché, insomma, siamo sempre, eh, sono così rare, così preziose le persone affabili, estroverse, comunicative ma gentili, rispettose. Insomma, diciamo anche questo, no? Lui era il, generale del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale io ero una giovane eh, donna eh, eh, ministro dei beni culturali eh, eh, non ho mai sentito in lui una come dire, nemmeno una sfumatura di misoginia di eh, mancanza di rispetto cioè eravamo eh, ho trovato in lui, ecco, e questo non, era, non è ovvio nel nostro paese, ho trovato in lui un collaboratore straordinario, rispettoso a Fabio Estroverso, simpaticissimo, coltissimo. Eh, insomma, so, che, so che, eh, che ha lasciato questa, questa sua nobiltà eh, anche nell'eredità nel, 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 nell dell'arma, e so che l'arma adesso ha come dire, eh, nel, nel nucleo, nel lucro in Carabinieri, tutela, patrimonio culturale, diciamolo bene, ehm, so che, come dire, che lui ha costruito qualcosa anche per, anche per il dopo di lui, ecco questo dobbiamo dirlo, perché sennò eh, non sarebbe contento dall'assù se ci ascolta che, che diciamo che è finito lui, è finito tutto, no? Eh, lui è stato così eh, capace, con quel suo sguardo... Arguto azzurro e profondissimo di costruire una struttura co che ha continuato il suo lavoro. Anche questo, se posso dire, è una cosa molto rara per il nostro paese. Infatti, io guarda, proprio prendo spunto per una riflessione. Eh, essendo tu, ovviamente nel, nel settore dell'arte, eh, <coughs> sia che adesso contemporanea, con il tuo incarico. Molto spesso mi ritrovo a confrontarmi con delle figure eh, in Sicilia purtroppo ce ne sono poche, che io chiamo oh, provocatoriamente l'inutilità dei numeri primi, cioè quelle persone che sono talmente brave, che creano eh, come dire, un certo ambiente culturale, però nel momento in cui loro si fermano, si ferma tutto. Quello che non è accaduto nel Generale Conforti. Io credo che il Generale Conforti sia uno dei pochi esempi che ha eh, realizzato il metodo, cioè un, un modo di concepire la protezione dell'arte. Che ha saputo tramandare e questo credo che sia il grande segreto dei grandi uomini di cultura. Eh, perché se non lasciamo, cioè non ha importanza la lunghezza della linea, ma la sua profondità, quindi la, la, la traccia l'ha lasciata forte. Eh, e tu ne sei anche un esempio, perché vedo il tuo lavoro al Maxi che è magistrale, e anche l'arte contemporanea eh, adesso sarà quella da tutelare, giusto? Assolutamente, assolutamente. Sì, no, questa cosa che dici sul generale è importantissima e, e, e credo che sia la discriminante tra, come dire, tra chi ha una visione che, ehm, che, che, che lo o la trascende, e chi pensa che questo passaggio, come dire, eh, nella, nel, 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 nel terreno si, si concluda con eh, ecco, essere numeri primi e non lasciare. Una eh, un eredità eh, al futuro insomma, serve poi anche poco. Ecco, quindi, eh, quindi, quindi, eh, quindi anche in questo eh, il generale è stato unico e grandissimo. Eh, Tra i ricordi c'è un aneddoto curioso con il generale? No, ti, ti, ti ho detto prima. Eh, un aneddoto, sinceramente. Mh, non, io ho questo ricordo, che forse è un aneddoto, però è un aneddoto ripetuto, che lui arrivava nella stanza del ministro, tanto punto si faceva pre precedere sempre da questa fragorosa e, e, e veramente contaminante risata. Eh, cioè, eh, e poi ho, ho il ricordo di una, eh, una nobiltà. Di, di modi di spirito di fatti quindi noi facciamo queste lunghe conversazioni queste lunghe riunioni in cui dobbiamo decidere dovevamo capire dove aprire le sedi insomma mh. poi alla fine eh, alla fine c'era c'era il baciamano ecco voglio ricordare il baciamano cioè certo, è una cosa molto molto bella perché eh, sono cose che ritornano alla, alla memoria di vecchie di vecchie epoche senti invece quanto riguarda il problema eh, dell'arte contemporanea, inteso anche eh, falsi e eh, contraffazioni, ovviamente è una piaga non indifferente, vero? Eh. No, no, eh. diciamo che sul contemporaneo c'è un enorme tema. Abbiamo fatto anche su questo, a Marti, recentemente, un incontro molto interessante. Eh, I multipli falsi, ci sono tante, tanta attenzione. E tra l'altro una cosa che... Può apparire eh, come dire, non necessariamente direttamente intuitiva, che anche nel contemporaneo c'è un grande lavoro di conservazione, ovviamente di, di tutela, ma anche di conservazione. Eh, sì, certo, eh, diciamo che la funzione di una grande istituzione nazionale del Museo nazionale d'arte contemporanea come il Maxi è anche quella di eh, elaborare linee guide, procedure. Eh, come dire, processualizzare questa, questa, questa questione. Eh, ma nel mercato del contemporaneo oggi si annida, eh, si annida... Insidie, insidie notevoli, perché in, credo in, che un vostro, eh, un vostro grande problema di tutti i musei, ovviamente, è quello delle attribuzioni, perché molto spesso i temi delle attrib dell attribuzioni si insidano. I temi anche del riciclaggio di denaro, eh. cioè, noi abbiamo eh, fatto sì. con il procuratore nazionale antimafia eh, qualche mese fa un evento molto interessante, molto importante, partendo da questa ricerca. Questo filmato prodotto da Sky Art che si chiamava proprio Follow the Paintings. A proposito, cioè, eh, eh, in cui quindi ecco, diciamo, una, una, una funz... la funzione molto importante del Museo Nazionale d'Arte Contemporanea è proprio quella di esprimere una capacità curatoriale di selezione totalmente indipendente dal mercato, questo è fondamentale, cioè io credo che la reputazione del Maxi che è tanto cresciuta in questi ultimi dieci anni anche internazionalmente è proprio in gran parte dovuta proprio quest'anno a... fate, fate il compleanno di due lustri anzi a proposito auguri a tutti perché poi purtroppo vi devo salutare sì. e eh, vi approfitto per invitarvi tutti a ascoltarci, a seguirci in diretta, parleremo anche di questi temi il 18 giugno perché eh, il 2020 è l'anno del nostro decennale, naturalmente è un decennale molto diciamo particolare, abbiamo slittato a fine 2020 inizio 21 tutte le nostre eh, mostre pensate per il decennale, ma il 18 organizzeremo online, proprio per mantenere viva l'eredità di questi mesi incredibili di broadcaster di contenuti eh, culturali contemporanei del Maxi, ma anche in presenza, un festival, una maratona, una lunga maratona di quasi tutto il giorno eh, su, su questo. In cui chiederemo ad artisti, grandi artisti, curatori, architetti, eh, uomini di cultura di ragionare con noi sulla funzione delle istituzioni nazionali d'arte contemporanea. Saranno con noi il direttore del Boburg, il direttore del Palais di Tokyo, il direttore della Serpentine Gallery, il direttore di tanti, di tanti musei cinesi, americani. Insomma, sarà un bellissimo evento internazionale e Insomma, siete invitati, cercate di ascoltare. poi, di nuovo poi ne, daremo, ne daremo anche tramite i nostri canali maggiore, maggiore diffusione. Metti di nuovo l'appuntamento che sarà il 18 giugno, dalle 11 di mattina fino alle 10 di sera. Meraviglioso, grazie. allora faremo, faremo tutti il tifo per questa grande happening, allora grazie. E... Voglio fare inserire eh, che è collegato con noi il neoassessore alla cultura e all'identità italiana, eh, Alberto Samonato. Vedo Mi che. Benvenuto allora. Buona Sei... no, aspetta, aspetta, che così. Vediamo, aspetta, Alberto. A saluto l'assessore. Sì. Alberto, eh, inserisci il microfono. Inserisci il microfono, Alberto. Vediamo. Perfetto, Perfetto. benvenuto, assessore. Mi sentite pronto? Adesso sì, se inserisci sì? il microfono, perfetto. perfetto. Io però non, non mi assessore. sento, comunque vediamo se possiamo risolverle in qualche modo. Sì, eh, fermo, hai eh, fermo che lui si, si, si... Dicevo, pronto? Sì, eccoci. Eh, Giovanna, buongiorno. Buongiorno Assessore, come stai? Eh, non ho il ritorno dell'audio, ho questo problema, eh. quindi non so cosa state dicendo. Spero che mi sentiate. Noi ti sentiamo benissimo. Eh, eh, dicevo a Giovanna Melandri, eh, a parte seguo l'attività del Maxi da tempo, da, da lontano chiaramente, e mi piacerà eh, incontrarti eh, per eh, cominciare a pensare a qualcosa di bello da fare insieme. Per, eh, eh, per le nostre due istituzioni che sembrano così lontane ma in realtà non lo sono eh, perché ho sentito eh, con piacere eh, dalle tue parole parlare di beni culturali a 360 gradi che non si limitano chiaramente al recupero del patrimonio culturale sottratto da, dai delinquenti ma l'identità culturale di un, di un popolo si, si esprime e si manifesta attraverso il, I tesori che siamo chiamati a custodire e attraverso non soltanto eh, questo, ma attraverso un'azione amministrativa quotidiana che serve a, eh, potrei dire, inventare. Inventare nel senso bello del termine, eh, inventare futuro, progettare futuro, perché non è soltanto la custodia della memoria, che è importantissima, ma eh, la cultura della bellezza è anche inventare futuro e pensarlo, e pensarlo eh, attraverso eh, idee a volte anche innovative, non, non per forza seguendo gli schemi abituali, per me è molto importante e siccome ho visto che voi eh, è un po' il percorso che avete tracciato, allora mi piacerà eh, condividerlo se sarà possibile, eh, perché eh, le grandi rivoluzioni, quelle pacifiche, quelle belle, eh, quelle che non comportano spargimento di sangue, ma che possono comportare spargimento di cultura, mm -hmm. eh, eh, hanno bisogno dello sforzo veramente eh, del genio di ciascuno di noi, quando dico genio, intendo veramente quello sforzo di creatività, di immaginazione, di sogno senza il quale, eh, almeno per me, noi resteremmo dei passacarte e allora sì ci sono tante carte da passare ma che all'interno delle carte ci possa essere l'anima è, è qualcosa di più importante io continuo a non sentirvi però ho detto qualcosa cioè mi sento lontanissimi non so perché è sicuramente un problema del mio telefono interrompo, interrompo magari ecco strappando una, un impegno anche a, a giovanna che eh, eh, per eh, esigenze eh, imminenti doveva eh, scollegarsi eh, per un, eh, un altro collegamento in simultanea quindi siccome abbiamo parlato tu riesci a sentirmi alberto no eh, ludovico no va bene lontanissimo allora... ti riesco a sentire cioè non ho l'audio in, eh, in ritorno ti sento lontanissimo bene, Come... facciamo facciamo che eh, chiudiamo questo collegamento eh, e poi ecco, e proviamo a ricollegarci facciamo un altro esatto un altro collegamento oh, Avremo la possibilità di, un, di una conversazione più tranquilla. Grazie, grazie a Giovanna Melandri, grazie a Alberto Samonà. E allora a presto, ciao a tutti.